I depositi sono ambienti attrezzati per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale archeologico che raccoglie e sono il patrimonio invisibile del Museo Nazionale Romano e la memoria del nostro patrimonio culturale. Quello dove ci troviamo ora è il deposito cosiddetto Monte Porzio. Molte sono le attività che afferiscono all'ufficio del consegnatario. La più importante, dalla quale poi scaturiscono tutte le altre, è la revisione costante del materiale archeologico presente sia nei depositi che nelle aree espositive delle terme e la redazione di elenchi anch'essi continuamente aggiornati che vengono poi immessi in un database e che raccolgono le informazioni necessarie di ogni singolo reperto che ci consente di scoprire il numero di inventario, la provenienza, una descrizione dettagliata anche attraverso immagini fotografiche, movimentazioni e interventi di restauro effettuati sul pezzo. Un'altra importante attività dell'ufficio del consegnatario è l'assistenza tecnica a tutte le movimentazioni interne alle terme, sia per la organizzazione e revisione dei depositi, sia per l'allestimento di nuove aree esposte al pubblico, come per esempio è stato per il Museo Epigrafico o il piccolo chiostro della Certosa o per il nuovo allestimento dell'aula ottava, una delle grandi aule delle terme. Un altro compito molto importante è proprio attraverso la consultazione di questi elenchi è la ricerca di materiale archeologico che ci viene richiesto da ogni parte del mondo. Inoltre il consegnatario offre la propria collaborazione alla realizzazione di mostre sia interne al Museo Nazionale Romano che esterne, quindi sul territorio nazionale e anche all'estero, come per esempio la mostra Portus, nata in collaborazione con i maggiori musei della Cina, attualmente ancora in Cina. E attraverso tutte queste attività, così insomma varie, interessanti e stimolanti, si cerca di rendere visibili questi reperti che appunto rimarrebbero nascosti nei nostri depositi. E tutte queste attività, questo grande lavoro dell'ufficio del consegnatario, mi dà appunto motivo di grande orgoglio e gratificazione.